Pare proprio che tu ne abbia bisogno. Dove sono i miei soldi? Sono contrariato dalle tue maniere, Harry. Dove sono le tue educate domande sulla mia salute? Sono questi i modi con i quali accogli i tuoi vecchi amici? Voglio i miei soldi, i piedi piatti mi stanno alle calcagna. Niente è tanto importante in questo mondo, Harry, come i vecchi amici. Un giorno ti accorgerai che è la verità. Ora guarda me. Uno straniero entra nel mio negozio proprio quando ho un costosissimo pezzo di gioielleria in vetrina. Naturalmente sono interessato, tanto interessato che chiudo il mio piccolo emporio e mi prendo una breve ma riuscitissima vacanza. E perciò tutto quello che ho potuto fare per fugare la mia ansietà è stata solo una telefonata a un vecchio amico, un'antica e ben coltivata amicizia al comando di polizia. Ho messo al corrente il mio vecchio amico del mio piccolo problema e in un attimo non ho più problemi. Vorrei sapere di che cavolo stai parlando. Non è stata presentata una denuncia sulla tua scappatella. Non ci sono indagini di polizia perché nessuno ha inoltrato reclamo, Harry. Tu mi avevi detto che avrebbero cercato l'anello. Ci sono migliaia di spiegazioni per questo, Harry. Forse lei non sapeva che suo marito avesse l'anello. I mariti tengono le cose segrete alle loro mogli, lo sai? D'accordo, d'accordo, ma che mi dici su quel vetro? Quella gente molto ricca. Forse non volevano vedere una marea di poliziotti mettere a soqquadro il loro giardino.